Si chiama acceleratore lineare ed è il più aggiornato strumento radioterapico disponibile nel trattamento e cura delle patologie tumorali. L'apparecchio acquistato dall'Istituto Oncologico del Veneto, con sede a Padova, grazie al contributo, tra gli altri, di una celebre fondazione bancaria cittadina, è stato ufficialmente inaugurato alla presenza delle autorità politiche ed istituzionali euganee, nonché regionali. Si tratta di migliorare di molto la qualità della terapia, i tempi della terapia, la possibilità di avere una precisione maggiore nel trattamento del tumore e nel risparmiare i tessuti sani circostanti. Padova e il Veneto si trovano in una situazione strana, perché essendo stata la prima regione a dotarsi di tecnologie di radioterapia in Italia, si ritrova ad avere le macchine più anziane di servizio, e l'innovazione tecnologica che iniziamo oggi e che tutto il Veneto sta iniziando oggi credo che consentirà di migliorare grandissimamente la terapia dei tumori per i prossimi anni. L'ambito sanitario e ambientale rientra tra i nostri settori rilevanti, ai quali abbiamo sempre dedicato risorse importanti. È ovvio che in questo contesto un'apparecchiatura quale quella della quale si è parlato stamattina al servizio della sanità veneta e oltre, chiaramente non poteva mancare il nostro aiuto. Col governatore del Veneto, Luca Zaia, cerchiamo di chiarire la polemica, poi rientrata, scatenata da un reportage televisivo nazionale a proposito della sanità veneta e della presunta vetustà, leggi vecchiaia, delle sue apparecchiature mediche. E sono state fatte vedere due macchine che non lavoravano. Una è un muletto che viene utilizzato per i pazienti infettivi, cioè coloro che non possono andare su macchine del circuito normale, delle utenze normali. L'altra è una macchina da dismettere, provane sia che la stessa Milena Gabbanelli sul sito di Report ha postato un testo nel quale dice: noi abbiamo semplicemente presentato una segnalazione, è la Regione Veneto che poi sa se quelle macchine sono muletti o altro oppure no, non dipende da noi, dice lei, il che vuol dire che abbiamo ragione noi.